Radio Radicale, siamo con l'onorevole Mollicone di Fratelli d'Italia, membro della commissione di vigilanza sulla RAI, per capire un po' come è maturata la presa di posizione a favore del candidato alla presidenza della RAI, Marcello Foa, proposto per i vertici della RAI. Innanzitutto, che tipo di valutazione avete fatto dallo scorso fine settimana a ieri, quando avete preso la decisione? All'inizio siamo rimasti distanti, in quanto la maggioranza non ha ritenuto, come in realtà prevede, diciamo, la norma sull'approvazione dei 2/3 della vigilanza RAI, non ha ritenuto di coinvolgere l'opposizione nella scelta del nome del presidente. Avevamo già fatto, l'avevo fatto io, l'aveva fatto Giorgia Meloni, un appello pubblico perché il presidente della RAI fosse di garanzia, perché così appunto prevede la legge. E dal momento della nomina di Foa e di Salini abbiamo da una parte apprezzato la persona, cioè Foa non è mai stato il problema, non è mai stato sulla persona. Foa è un bravo giornalista, le sue posizioni sono posizioni molto simili alle nostre, sempre scritto per il giornale, e ci lasciava piuttosto più perplessi la scelta di Salini da parte dei 5 Stelle, perché per quanto possa essere un ottimo professionista, la sua nomina a direttore generale della società che gestisce la Leopolda è stata fatta non più tardi nel 2018, quindi ci ha subito insospettito. L'aggressione del Partito Democratico nei confronti di Foa su basi ideologiche, e questo è stata la molla che alla fine, nonostante critichiamo tuttora il metodo scelto dalla maggioranza, un metodo esclusivo invece che inclusivo nella scelta del nome di Foa, comunque ci ha convinto l'atteggiamento del PD, il solito atteggiamento ideologico e direi razzista dal punto di vista intellettuale, ci ha convinto a dichiararci a favore di Foa. È sospetto invece il silenzio del Partito Democratico proprio su Salini. Allora, perché in uno stesso governo si fanno due nomi, anche se è vero che il presidente lo vota la vigilanza e la D no, ma comunque la sostanza politica della scelta di due nomi è che la Lega ha espresso Foa e i 5 Stelle hanno scelto Salini. Perché il Partito Democratico su Salini non ha niente da dire? Non ha niente da dire perché è un bravo professionista, ma di area renziana, e invece ha aggredito Foa, quindi questo ci ha convinto a sostenere Foa. La posizione di Berlusconi non la vuole commentare? Ma Forza Italia fa quello che ritiene di fare, denuncia la stessa cosa che denunciamo noi, cioè un metodo sbagliato, e su questo siamo d'accordo. Poi nel merito staremo a vedere. Certo è che non sostenere Foa, che è un uomo, diciamo, del giornale da 25 anni, è persona di cosa, è singolare, ma capisco che per Berlusconi si gioca anche tutta un'altra partita. Adesso voi, diciamo, con questa presa di posizione pensate di esporvi a qualche critica sul vostro comportamento da forza di opposizione o meno? Assolutamente no, perché lo prevede il regolamento della vigilanza RAI, lo prevede il Parlamento, che sulla nomina del Presidente ci sia una scelta comune del nome. E siccome, ripeto, noi abbiamo criticato il metodo, glielo abbiamo detto in faccia, abbiamo deciso aspettando qualche giorno, ma non sulla persona, che è una persona stimabile, siamo assolutamente in linea con quello che è lo spirito previsto dalla legge. E come andrà a finire secondo lei? Chi può dirlo? Non siamo Forza Italia. Forza Italia, dal suo punto di vista, ha ottenuto la presidenza della vigilanza RAI. Vedremo, insomma, dovrebbe essere comunque, penso che troveranno. Voi l'avevate votato Paraghini? Sì, certo. Penso che penso che stiano facendo una trattativa. Spero che per il bene dei cittadini. Quindi secondo lei c'è uno scambio su questo? No, non uno scambio, una trattativa politica, anche perché di recupero. Può darsi che Forza Italia possa chiedere di mettere in campo altri nomi, è legittimo da parte sua. Staremo a vedere. Noi la nostra scelta l'abbiamo fatta,
in maniera coerente e trasparente come sempre. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio l'onorevole Mollicone, membro della Commissione di Vigilanza RAI, deputato di Fratelli d'Italia. Grazie.